c'è spazio in questo paese per un modello, no? Per una visione un pochino più larga della politica che contenga davvero i temi ambientali in maniera un pochino più comunicativamente, vorrei dire, efficiente di quello che è stato finora. Grazie. Grazie Matteo. Ha ragione Matteo quando dice che il tema green, il tema verde in questo paese, insomma, è sempre stato marginale. Noi abbiamo avuto nel corso degli anni un interesse assolutamente nullo rispetto a questo tema. Beh, insomma, potremmo parlarne per ore, insomma, la situazione territoriale, il fatto che non abbiamo mai fatto un piano per la messa in sicurezza del territorio, il fatto che non abbiamo mai fatto un piano per la messa in sicurezza dal punto di vista sismico, il fatto che non abbiamo mai fatto un piano energetico, e quello che ha prodotto Passera è davvero, come dire, è davvero la degna continuità di un passato, ecco, diciamo così. Non abbiamo mai fatto un piano della mobilità, ci siamo permessi di fare pezzi di TAV senza sapere quali sono i collegamenti di rete necessari con i porti, quali ferrovie regionali, con quale spesa, con quale... Insomma, se noi leggiamo un po' di dati, io un po' per abitudine mentale, perché insomma quando lavori nel settore di assicurazioni e finanziario inevitabilmente lavori con i numeri e quindi la statistica un po'... mi piace, insomma, dai numeri ricavo elementi di valutazione e anche di promozione. E beh, i numeri sono spietati, ci dicono che noi abbiamo davvero perduto, buttato al vento 15 anni e le uniche politiche di sviluppo di questo territorio si possono chiamare con un solo nome, Tremonti. Abbiamo cementificato a costi della fiscalità generale, impressionante. Abbiamo fatto una cosa che, come dire, vista da oggi è qualcosa di assolutamente indegno, squalificato, squalificabile, tra l'altro con un onere economico che ci portiamo dietro e con una sorta di, diciamo di danno indiretto per chi ha voluto abusare di questo, perché oggi quanti sono quelli che si ritrovano con volumi edificati ma assolutamente non abitati e quindi privi di introito, no? Abbiamo tantissima gente, oggi mi parlano i sindaci dei comuni che insomma si trovano con la fila fuori perché c'è gente che deve pagare l'IMU naturalmente per case che non sono abitate, fabbriche che sono assolutamente prive, capannoni assolutamente privi di aziende, per esercizi commerciali che non trovano nessuno disponibile ad entrarci e via di questo passo. Quindi abbiamo la dimostrazione plastica di tutto ciò che è stato drammaticamente sbagliato nelle scelte economiche, imprenditoriali e ambientali, e da lì dobbiamo ripartire per dire che tutto questo deve servirci di monito, perché noi dobbiamo fare esattamente il contrario. E poi ce lo dice anche un dato che è geologico e geografico insieme, l'Italia non ha fonti fossili, ne ha in misura irrilevante. Adesso si parla delle estrazioni di greggio e di gas, ma guardate, secondo i calcoli del Ministero dell'Ambiente, questa cosa, se va bene, ci porta qualche percentuale in qualche anno. Stiamo parlando del nulla e distruggiamo un territorio, l'Italia, che è il più bel paese del mondo, che tutto il mondo dice vorrebbe abitare qui, dove stiamo noi ora. Se tu glielo chiedi viene fuori un sondaggio col 90% degli abitanti del pianeta che vorrebbe vivere in Italia. E noi questo patrimonio di bellezza che è pane, che è lavoro, non lo valutiamo, lo teniamo malissimo, non lo manutentiamo, non lo gestiamo e in compenso pensiamo ancora di frodarlo, no? Di sfregiarlo, di danneggiarlo in funzione di qualche necessità davvero piccola e marginale. Siamo senza materie prime, eppure siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, quindi per noi le materie prime sono fondamentali. Questo doveva darci un indirizzo ancora 15 anni fa, subito dopo il Trattato di Kyoto, doveva dirci la strada da percorrere. Noi eravamo il primo paese in Europa ad avere l'interesse di puntare su questo. E su che cosa?
riconversione ecologica dell'industria. Green economy vuol dire tante cose, vuol dire produrre prodotti di qualità, soprattutto incentivando il riciclo e il riuso di materie prime. I rifiuti non esistono, in natura il rifiuto non esiste. Il rifiuto è se tu in realtà butti via ciò che vale. Noi riusciamo a incenerire e a buttare in discarica prodotti, materie prime di valore fondamentale per il paese che compriamo, la bauxite, l'alluminio, andiamo a comprarlo sui mercati internazionali a costi che sono incrementati come il petrolio del 300, del 400% in 10 anni. 400% in 10 anni, capite? Il che vuol dire che per noi, anche qui, facciamo welfare, no? Vuol dire di nuovo che noi paghiamo un moltiplicatore di costi che aggrava il nostro reddito, che pesa sulla nostra vita. Ma non abbiamo mica moltiplicato i redditi da allora, eh? Anzi, tutt'altro. E tutto questo ci indica una strada, perché vedete, un governo ha delle potenzialità che vengono da alcuni elementi fondamentali. Primo, gli indirizzi europei. L'Europa è un po' che si è svegliata su questo, ma noi non abbiamo saputo recuperare i fondi europei che erano destinati all'efficientamento energetico, all'innovazione, alla ricerca. Non abbiamo recuperato i fondi europei che erano destinati alla messa in sicurezza del territorio. Vi siete chiesti perché 5 paesi europei si sono messi in testa di rifiutarci 670 milioni di euro per il terremoto? Perché ci vogliono male? No, perché sono stanchi di noi, sono stanchi della nostra stupidità. Siccome non puoi continuare ad andare col cappello in mano in Europa a chiedere quello che potevi avere come diritto perché era scritto nelle potenzialità che i paesi potevano utilizzare, sono i fondi europei, sono 1.000 e passa miliardi dal 2014 al 2020, larga parte di questi verranno individuati in smart city, città intelligenti, efficientamento energetico, messa in sicurezza del territorio, innovazione, ricerca, ma noi li dobbiamo andare a recuperare preventivamente, perché quelli vogliono dire lavoro e prevenzione di tragedie nazionali. Loro sono stanchi che noi continuiamo ad andare il giorno dopo delle tragedie con il cappello in mano a chiedere fondi, non facendo niente il giorno dopo ancora per risolvere all'origine i problemi, eppure ce le abbiamo le potenzialità, certo che ce le abbiamo, perché non sono tragedie che capitano a caso, quasi mai. L'accidentalità ci può stare, ma è il sistema che va messo in sicurezza. Il Ministero dell'Ambiente ha fatto i conti, fanno 40 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio, 2,5 punti di PIL, fanno centinaia di migliaia di posti di lavoro per i nostri giovani, per i professionisti, per le imprese piccole e medie del nostro territorio, perché non facciamo la grande opera che alla fine produce appetiti, che arrivano le grandi imprese, che arrivano i corruttori, i corrotti, non facciamo le grandi opere, facciamo miriade, milioni, migliaia di grandi e piccole interventi che sono funzionali a questo territorio. Facciamo quello che serve per mettere in campo il meglio di ciò che siamo, per vendere questo straordinario prodotto che si chiama Italia in tutti i paesi del mondo. Ma come facciamo a vendere quello che teniamo negli scantinati, quello che brutalizziamo? Abbiamo i bronzi di Riace orizzontali nel Consiglio regionale della Calabria. Gli ho chiesto che li mettano nel giardino di casa mia. A 15 euro ci faccio una ricchezza enorme. Ma ora siamo pazzi, pazzi. Ma come si fa? Voglio dire, abbiamo veramente ragionato con i piedi, io non so se ci guarderanno tra 20 anni che cosa diranno di noi, ma le peggiori cose, anche per questo la nostra generazione deve, come dire, ha prodotto il danno, io c'entro poco, perché nel mio piccolo come sindaco di una città così sono diventata uno dei 9 enti italiani per Kyoto, 9, 4 province e 5 comuni. 9 nel 2003-2004, quando nessuno parlava delle potenzialità delle politiche ambientali in termini di lavoro, di sicurezza, di welfare, di capacità
di risolvere, di migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese. E tutto questo produce contagio, contagio positivo, perché poi questo diventa patrimonio. E quando io dico che gli italiani sono più avanti dei politici italiani, dico questo, perché c'è un paese che è già pronto a cambiare, ma è da un po' che te lo chiede. C'è soltanto la politica che ancora è mezza sorda, che ancora vuole conservare, che ancora non si rende conto che è invece tutto pronto per riuscire a farcela. I dati, ma se volete ve li do, vi dico qualche dato così, tutti i dati riscontrabili dalle fonti che vi sto indicando, quindi non dati che mi sono inventata io. Fanno 1.600.000 posti di lavoro in 10 anni, preventivati da Confindustria, Confindustria sì, quella della Marcegaglia, che ha tenuto questo dato con questo straordinario, con questa straordinaria analisi economica e produttiva dell'Italia, lo ha tenuto nel cassetto per 2 anni. Io spero che Squinzi lo tiri fuori, perché guardate, l'altro giorno c'era l'Ecomondo di Rimini, c'era il nostro grande Edo Ronchi, che è stato il miglior ministro dell'ambiente che abbiamo avuto in questo paese, che non a caso mi sostiene, perché adesso faccio una cosa così. E ha messo in fila 70 punti, c'è tutto lì dentro, c'è la fiscalità che deve cambiare, perché la fiscalità che passa dal lavoro alle imprese, al danno al territorio, all'industria inquinante, alle emissioni in atmosfera, è una fiscalità che ci vuole, che ti indica l'Europa, è un diverso modello di fiscalità, anche quello aiuterà il Paese a risolvere i suoi problemi. Ma c'è anche tutta una serie di punti, 70 sono, e vi do una notizia, sono stati tutti e 70 condivisi con 39 associazioni delle imprese, quasi tutte in Italia, hanno concordato sul fatto che la via maestra è questa. Quindi non vi sto dicendo cose di una più o meno illuminata ambientalista, vi sto dicendo cose che sono patrimonio della scienza e sono ormai patrimonio delle industrie di questo paese, delle imprese che lavorano in questo paese. Facciamolo, facciamolo. Significano 1.600.000 posti di lavoro solo sulla green economy. In più ci sono tutti i modelli di nuova tecnologia, le città intelligenti, che vogliono dire un sacco di cose, no? In parte voi ne state già realizzando, qualcosa sta già cominciando ad essere realizzato nelle città più avanti di questo paese. Così come diceva prima Matteo, nell'innovazione e la ricerca, l'Italia spende 1,5 punti scarso di prodotto interno lordo, l'Europa indica almeno il 3% per riuscire a uscire da questa crisi. Bisogna investire bene il nostro prodotto interno lordo, i soldi che ci sono vanno investiti in maniera direzionata, non buttati al vento così. Non possiamo spendere, oggi noi stiamo investendo denari pubblici, assai di più di quanti ne investiamo per le fonti rinnovabili, che sembrano essere un cataclisma nazionale per cui bisogna ridurre il costo. Sì, abbiamo pagato troppo perché Berlusconi non è neanche riuscito a ridimensionare il vantaggio economico in funzione semplicemente del ridotto costo della materia prima e degli strumenti, cioè potevamo applicare con un codice semplicemente di parametrazione, di aggiornare il costo degli incentivi alla riduzione del costo dello strumento che ti serve, quindi dei pannelli fotovoltaici, del costo dell'eolico, eccetera, eccetera. Neanche quello è riuscito a fare. In compenso abbiamo distrutto, o quasi stiamo distruggendo, col quarto e col quinto conto energia anche chi produce in questo settore per noi fondamentale. Perché? Perché non diamo sicurezza in termini temporali. Voi sapete che una delle ragioni per cui le aziende non investono nel nostro paese è il dato che noi andiamo avanti giorno per giorno, noi non diamo garanzie decennali come danno tutti, non diamo garanzie ventennali come danno i migliori, noi diamo garanzie per un paio di mesi, 6 mesi, a tempo, massimo al 31 dicembre, non c'è nessuno che investe così. Uno non fa investimenti senza sapere cosa deciderà il 1° di gennaio di un anno che verrà, no? E tutto questo ha portato penalizzazioni che hanno messo il nostro paese nelle condizioni in cui siamo. Bene, l'innovazione viene quantificata oggi
quel 3% di prodotto interno lordo dedicato all'innovazione viene quantificata oggi dalla Unione Europea, la commissione che ha lavorato sul, si chiama l'Europa per l'innovazione, la commissione che ha lavorato sull'innovazione, ha fatto un documento straordinario da cui si evince che ci sono 3.700.000 posti di lavoro in Europa su questo. Per l'Italia significano non meno di 450.000 posti di lavoro. Capite che cosa significa in termini di richiamo per quei 46.000 ragazzi italiani che se ne vanno all'estero? Semplicemente perché non siamo capaci, dopo averli formati, di metterli nella condizione di operare? Capite che cosa significa per un paese come il nostro, che paga l'energia il 30% in più della media europea, puntare tutto sull'efficientamento energetico, il che vuol dire kilowatt zero, cioè risparmio di energia, il che vuol dire renderci meno condizionati da un costo che è superiore agli altri paesi europei, per ragioni anche discutibili? Molto discutibili. Noi paghiamo il gas il 30% in più degli altri. Troppe volte Berlusconi è andato nella Dacia con Putin. Bisognerà guardarci dentro, no? Perché queste sono questioni che non sono banali per poter ricompetere in questo paese. Così come dobbiamo renderci conto che probabilmente abbiamo uno strumento nell'energia che si chiama Enel, che forse per l'Italia non ha operato in maniera così egregia, tutt'altro. Siamo andati a finanziare, grazie alle connivenze con Confindustria, siamo andati a finanziare, unico paese europeo, le fonti di energia da fonte assimilata alle rinnovabili, non rinnovabili. Stiamo pagando i cementifici che bruciano, gli inceneritori che bruciano, stiamo pagando 3 volte i rifiuti che entrano. Guardate, è una follia totale. Noi dovevamo fare esattamente il contrario. Tutto questo è motore per un cambiamento economico e produttivo. Dobbiamo investire in bellezza perché, come dico sempre, l'arte, la cultura, la storia, l'architettura, l'archeologia, questi sono i nostri elementi caratterizzanti. Se abbiamo come abbiamo 2,5 milioni di persone oggi impiegate soltanto nell'ambito turistico, lasciando perdere tutte, diciamo, gli indiretti, no? chi fa i gadget, tutte le altre realtà. E siamo il quarto paese al mondo, no? per attrattività turistica, ma dobbiamo diventare il primo, perché siamo il primo per patrimonio culturale e per patrimonio artistico. E quindi dobbiamo raccogliere questi dati che ci indicano la strada, ancora una volta, che ci dicono che la bellezza diventa il pane per questo paese, soltanto investendo in maniera precisa e andando a fare quelle cose banali, ma ovvie, ma insomma evidenti, che sono rimettere in piedi un patrimonio, renderlo disponibile, farlo lavorare, mettere in moto un meccanismo per cui del turismo se ne occupa l'intero paese. Certo che si può fare turismo anche attraverso una promozione che viene da regioni e città, ma che non mi si dica che fare turismo potenziando come è avvenuto, abbiamo contestato in Veneto per esempio, siamo andati a spendere 1 milione rotti di euro per fare fiere in Giappone con su scritto Veneto in grande, ma chi cavolo conosce il Veneto? Al massimo conoscono Venezia, Firenze, l'Italia è il brand nostro, l'Italia. Noi dobbiamo vendere questa cosa che si chiama Italia, che poi vuol dire Firenze, che poi vuol dire Toscana, che poi vuol dire Verona, che vuol dire Dolomiti, che vuol dire tutto questo e che vuol dire un agroalimentare. Guardate, a luglio la nostra bilancia dei pagamenti, per la prima volta dal dopoguerra, ha dato il segno più, cioè abbiamo avuto una maggiore esportazione di agroalimentari rispetto alla meccanica automobilistica. Non capitava dal dopoguerra. C'è un settore, il primo settore, quello dell'agroalimentare, che è l'unico settore in crescita in questo paese, da 5 anni. Potenziamolo invece che distruggere il territorio.
aumentiamo la capacità agricola di questo territorio, utilizziamolo, quel territorio straordinario che abbiamo, per produrre questi prodotti di qualità che tutto il mondo ci invidia e che sono la nostra forza. Ma naturalmente tutto questo ha bisogno di qualcuno, come dire, che conosca la via dove andare, insomma. Ecco perché io, Matteo, ho messo al primo punto il tema dell'ambiente, perché il tema dell'ambiente è quello che porterà il lavoro in questo paese. Ambiente oggi è lavoro ed è il potenziale straordinario che abbiamo in Italia e che dobbiamo assolutamente mettere in campo e recuperare, perché guardate, su come investiremo i nostri fondi, su come riusciremo a recuperare intelligentemente, insieme, coordinatamente, regioni, città, governo centrale, i fondi europei, su come riusciremo a investire in sicurezza, in mobilità, in città intelligenti, in energie pulite e soprattutto nel risparmio energetico, in tutto quello che questo significa, in prodotti di qualità, tutto questo farà dell'Italia di nuovo una straordinaria potenza dal punto di vista della capacità di risposta alla bellezza e al lavoro. Grazie.